del fuoco. Lo vedo fuori. Vai. Ragazzi, in Toscana non partono concerti se non c'è la gente davanti. Dai, 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 tanto non restate sordi, non temete. No, no, tranquilli. Stai tranquillo. Hello guys and welcome tonight, we are the Venus in Fools from Pisa, Tuscany. Questa è la traduzione. We'll be right back.
e l'ennesimo rifiutato disoccupato, reato e forse altro estratto, per cui un'altra notte insonne tutti fuori da qui. Visto perso il sonno del già mercoledì, giorno della finta, ma tutti lo sai, ma io chiamo una volta il mio perfetto rimato, vai! Sotto le scale già qui, io odio il mercoledì, sento le scale già qui, ed io non ho che spiccio, e non vedi che non posso, e non vedi colpa di cui non posso, se non pago come faccio, e non giuro la prossima di fare altro che faccio, se non vedi che non posso, e non vedi colpa di cui non posso, se non pago come faccio, e non giuro la prossima di fare altro che faccio. Addosso l'occhio di un ciclone, se vuole smettere di urlare, ma sa tirar fuori il bene del male che è dentro di me, in particolar modo il male. E complimenti amore, sono convinto tu voglia un uomo migliore di me, tipo un beat con il palmare. Complimenti amore, 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 complimenti amore.
cos'è questo buco nel centro, dai? Bisogna... Oh, grandissima lei. Come ti chiami? Come? Erika. Eri l'unica, ma soprattutto nelle ore di ginnastica. Abbiamo fatto pezzo... un po' pena, lo so. Prossimo pezzo ti richiamo ad Erika, allora, che ha fatto questo benedettissimo pazzo avanti. Piano, piano. Hey! Io non ti chiederò mai dove sei stata, con chi, che fai, ma se un giorno o l'altro so di questo, io ti pentirò. Tu ritorno tu qui, so che tu non mi ritroverai. Io quando scommetto, ci sai che quando scommetto non perdo mai. Hey! Io quando scommetto, ci sai che quando scommetto non perdo mai. Hey, oh, hey, wow, hey, oh, hey, wow. Però sarebbe come il suicidio, e te ritorno tu qui, so che non mi ritroverai. Io quando scommetto, ci sai che quando scommetto non perdo mai. Hey, oh, hey, wow. Finalmente si è risvegliato, quindi. Non ci speravamo più. Va bene, il prossimo pezzo è un pezzo che cantava la... insomma, sì, che canticchiava la nostra nonna, la nostra, la mia. Poi. La mia cantava Nomadi, per esempio. Va bene, questa cantava la mia nonna. Si chiama Teresa non sparare. Monopoli e poi il resto del Carlino. Interrogazione, cos'era questo jingle? Te, Erika, ha già vinto un premio, quindi puoi anche non rispondere. Sei esente. Te, che sei qua sul cima. Che jingle era? Bella domanda. Vai, insomma, che lì c'è il gruppetto con l'internazionale là dietro. Ma che noi siamo... Te sei di Rovereto invece. Tantissimo.
No, neanche te? No, e dove sei? Mista. Mista? Che sono mezzo della città degli incontri. Io sono mezzo terreno. Terrone, volevo dire. Smetti. Va bene, fermi, sennò qui scivano via tutti perché non si sono. TG1 Pisa, nel braccio questo paper pisano, squalissimo. TG Trentino, dicevamo. Ah, giornale video. Casalfo Starvengo 24 sera. La casalinga prende Walcott che il marito Provenzo H la terriva con l'amica Veronica F lo aspettava a casa con il fucile spianato. Dalle testimonianze che erano raccolte risulta che il marito si giustificasse presso a poco. Così. Venezia, ti prego, non scherzare col fucile, ma ho quella rabbia la cabile può scoppiare. Venezia, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, mi disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, io te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, prezza un po', sempre di te, Lucia, perciò Teresa, ti prego, non scherzare quel fucile, o per la rabbia la tua vita può scoppiare. Teresa, dai, non mi sparare, Teresa, su me. Una follia, l'ho incontrata per la via, mi disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio avanzato, io te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te, Lucia, perciò Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, ho per la rabbia la tua vile può scoppiare. Teresa, ti prego, ti sconsiglio, Teresa, non lo faccio più, a mia sera. Ehi, ehi, guarda, 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 scusate, questa è un'altra cover, chi la indovina vince un parrucchino come quello del nostro amico il basso. Con il rasta incluso. Di te come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione, è solo un gioco. Solo un gioco, e non è un fuoco, e sai che ti amo, io
niente, non le ho detto di no. Ti ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Distrazione è solo un gioco, e non il fuoco. Non piacere salame dai capelli verde lame, è solo un gioco, e non il fuoco. Lo sai che ti amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da distrazione, nasce da una distrazione, se disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione, se disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione, se disperazione nasce da una distrazione. Pezzo è un pezzo che non è uscito nessuno dei nostri dischi, in realtà è un pezzo che stiamo facendo per il terzo album, è un pezzo niente che stiamo testando dal vivo in questi live in giro, si chiama Anita così non vale. Il test, dai cazzo. Sei? Diciamo, il prossimo pezzo si chiama Anita così non vale che ti fai di heroin. Ecco. E fa Anita buttala di... Ah, chi non scudetto è stronzo. Anita buttala di fuori, per primo in cuffia ai tuoi genitori. Bevi senza pietà. Allo di nuovo meglio di ieri, stavolta in cuffia ai carabinieri. Ma tutto quel che ti va, un po' bambina e mezza di vinità. Donna esperta e mezza strega, l'altra metà.
i tuoi lubricani, gli spunti presi, le tue puttanate sui pianeti. Paolo Fox mai mi avrà. Poi tu dubbi sulla tua nuova idea, vedi ci pensa le effetti sulla marea. Non si ignora la scienza e gravità. Anita, credimi, ma chi se ne frega. Corso Francia. Mani. Oh, e domani. Hands. Freddi al nord, l'avevano detto, ce l'avevano detto che eravate freddi, uguale. Avete fatto un passo indietro, guarda, sicuro come la morte. Erika, mi avete dato il tappeto prima, vedrai, io. Briano non sono, ho bevuto mezza birra in croce. Please, come a little bit. Come. Oh, guarda, te sei comprato, te sei già di parte, sei già vista. Ok, questo pezzo è un altro pezzo tratto dal nostro prossimo disco. Avete presente quando siete in strada sul raccordo e c'è un vecchietto davanti che va a 30? Ecco, questo pezzo è stato scritto più o meno in una situazione analoga. Noi da noi li chiamiamo i gong della domenica, che sono i suonati quelli in macchina. Questo pezzo si chiama, come un bellissimo film con Al Pacino, si chiama Ogni maledetta domenica. Bisogna uscire, oh!
la vela del reame. Questa notte non posso, un posso in cui devo tirarmi giù. Hey! Bisogna uscire, bisogna uscire. Faccio di 6 colpi quando posso avercene 5. Non a caso ne sono i 4 di solito. Quindi una, ce n'è una più. Beh, questo è il momento stronzato per prendere tempo, no? Sì, no, ma volete che raccontiamo la giovedì? Ah, te l'ha già dette? Madonna ragazzi. Non so se è il posto giusto, sto via. Ce n'ho anche alcune. No, no, no. Ritto non è il posto giusto, te l'ho detto a ragione veduta. E niente, che vi si racconta? Boh, non so, a Pisa siete mai stati voi? Te sì? Te che ci facevi a Pisa? A vedere la torre storta? Bella, bravo, anche, bravo. Eh? Hai speso 18 euro per salire e per scendere? No, sono comunque ligure. Sei ligure? Ma l'avete visto che ora fanno... No, Nastro Zorro, ti avevi vinto le puttanate che scrive Leccio. Veramente no. Io sono gestore di quello. Sì, ti avevi le puttanate di Leccio lo stesso. Dimmi un po', hai accordato? Possiamo finirla in questa conversazione patetica? Sì. Niente, allora, il prossimo pezzo ve lo introduco brevemente. È una ballata strappa mutande, si dice dalle nostre parti. Quindi chi è venuto accompagnato, tipo lo vedo due. Per chi è venuto accompagnato consigliamo di tenersi molto stretta la comparte, perché tendenzialmente stasera in special modo su questo pezzo il nostro bassista tende a fare stragi di cuori, quindi scherzaci, abbiamo più figli noi sparsi per l'Italia. C'è il baritonista? No ragazzi, chi sei? È un giudice di... Perché sono io, Jamiro Quay, fammi capire. Lo sapevo, sta buono, puntigliosa, bene, bene. Figlia unica, davvero? Anch'io. Vabbè, questo pezzo è un pezzo che parla di una via particolare a Pisa, si chiama Via del Cappello, e lo dedichiamo a tutti i figli unici, anche se non c'entra una minchia. Ritornello, ed al niente arriva lei.
mastroianni, prima nanni, morete poi il primo tempo del film, ma rilassatevi. Acerbo. La setta islamica tarda notte si raccoglie attorno ad un fornello. Mille razze attorno a fuoco e un vecchio si destreggia. Via del cappello c'è Babilonia e solo sa chi è dentro e cosa armeggia. Via del cappello la notte è buia, la notte è brava. Ammazza il sonno, prosciuga il sangue, ti asciuga il vento sporco di bava. Via del cappello, va già chi cerca qualcosa da tempo. Gira voce, se la via giusta, se dice anche per chi si è perso. E dal mondo arriva lei, con una boccia di rosso sangue, rubate i suoi niente, arriva lei. Che fa tremare i piedi e da niente arriva lei, elegante suo solito fra i cazzi suoi, niente arriva lei che fa tremare i piedi e da niente arriva lei, proprio dolce come dei desideri suoi, niente arriva lei che fa tremare. Che fa tremare i miei. Che fa tremare i miei. Il buio striscia un po' più in là. È mattino, presto il sole spunta già. Via del cappello sa che come sempre mi riavrà. Grazie per l'attenzione, se il vostro compagno è ancora accanto a voi vuol dire che probabilmente è basato su... Beh, soprattutto il vostro compagno. Sì, parlavo di loro due chiaramente. Va bene, il prossimo pezzo è da Sculetto. Please shaking your ass. Si può dire, sì. Penso che siamo particolarmente affezionati, si chiama Nel nome del padre. Rotondo.
stiamo andando verso la fine del concerto. Con questo è il momento di fare i primi ringraziamenti. Ringraziamo. Sì. Ringraziamo la fattispecie. Walter che ci ha accolto, e anche la buon'anima di Gianluca che ci ha dato una mano tutto il pomeriggio, più o meno, a fare quel più o meno, perché siamo arrivati tardissimo. A fare il sound check. Quindi un applauso. Dai, un applauso un po' meno freddo del solito. Vabbè. Siamo avvicinati in Emilia Romagna qui quasi. Quasi un applauso bolognese. Ma poi se arriva in Calabria che ci chiedono i pezzi. Pezzi top, in Calabria è un casino. Allora in Calabria ci hanno fatto fare da jukebox per 2 ore tipo. È sfava, non so chi di voi suona, ma quando pezzi non li sei suonati, li chiedono in calabrese. Sfava. Dicevo, questo pezzo è un pezzo vecchissimo di questo gruppo, risale al primo disco. Forse è il primo pezzo da quando sono insieme, più o meno. Comunque sia. Si chiama... No, puoi fare una domanda prima. Capite quando parlo o parlo troppo velocemente? Ho bisogno di interprete. Ma di solito scandisco un cazzo, non sente manera nessuno. Niente, dai, allora niente, questo pezzo si chiama Nefasta in testa, vai, per voi. Ho messo anima e corpo perché niente di questo andasse allo scatafascio. Anima, corpo, reni, dunghe, perché niente andasse a questo cazzo di scatafascio. Ma in fondo siamo pur sempre animali. Si dice l'improvvisazione. Vabbè, stiamo guardando la parte rock di Rovereto, siamo molto felici di questo. Lui è il chitarrista di Blair.
è che lui, allora è uguale. Come ti chiami te? Gabriele. È chiaro, il classico nome inglese, eh. Proprio lo sassone, proprio, ci vedo il tè addosso. Va bene, dai, andiamo per l'ultimo pezzo allora, ragazzi, vi salutiamo, vi ringraziamo per essere rimasti qua con noi. Facciamo la tiritera dei saluti un'altra volta, Walter, Gianluca e tutti voi che ci avete riferito a qualche stronzata che probabilmente facevano qua giù in fondo della via. Vabbè, no, se sono qui non è il momento Ganzo, se no. Non fare battute sugli stupefacenti. No, sto zitto, sono. Dio santo. Io bevo. Tutta un po' di un bicchiere d'acqua. Insomma, ragazzi, che c'è di bello dovere? Ah, fermi, fermi. Il Mart va visto o no? Che mi hanno consigliato di vederlo. Sondaggione. Vedi? No, una. No, due da dietro. No, addirittura con le braccia. Guarda che casino. Fa schifo così. Ma il museo della guerra com'è? Zoro, sei il peggio. Te, questi musei là da finocchio. Di bella la visuale di Roberto dall'alto. Ma il museo fa cagare. Andiamo a farci selfie. Lassù. Marte paghi? Io resto, tutto a pago fate. Avete pagato l'ingresso stasera per entrare? Allora vedete che era vedete che era il pezzo, è il bassista che tiene. Questo nostro ultimo pezzo lo dedichiamo a tutte le signorine in sala, chiaramente. Si chiama Leggings vs. Melvins. Grazie mille per essere stati qua con noi. Ciao. Tu che ti metti in leggings perché tu ti vuoi Melvins, non so che sono gli eroi. E te che ti fai fotter forte per mantenerti in forze, lo filo stato tuoi. Ma qui tu cammini ogni night per fotografare my life.